nanoconvertitori. I nanoconvertitori sono la nuova frontiera della nanotecnologia del futuro, usati in campo bellico. Lo scopo di queste nanomacchine è quello di potenziare l'organismo ospitante, al fine di renderlo una vera macchina da guerra. Il soggetto che li ospita è in grado di usare la sua energia organica in energia distruttiva, per poi colpire i nemici anche più rapidamente. Ogni nanoconvertitore è composto da due tubi laterali, uno anteriore e uno posteriore. Il tubo posteriore raccoglie una piccola parte del consumo energetico dell'organismo. All'interno del nanoconvertitore, tale energia prelevata viene prima filtrata e poi potenziata al massimo per almeno 50 volte, nonché limite massimo consentito, poiché 100 volte sarebbe letale per qualsiasi creatura vivente. La nuova energia, moltiplicata per 50, esce dal tubo anteriore per poi essere pronta a fuoriuscire dall'organismo come energia distruttrice. Ecco spiegato come Kato e i suoi amici riescano a sfruttare spesso la loro energia interiore per colpire i loro avversari. Grazie per aver visto questo dossier e ci vediamo alla prossima puntata.